sono ancora qui a parlarvi della linea mare e in mano in questo momento ho il nuovo iPop. Questo è un popper di 110 mm con un peso specifico di 26 grammi. È un popper abbastanza compatto, però con una apertura boccale molto ampia, cioè che permette di fare delle esplosioni in superficie importanti. Quindi lo possiamo usare per varie tipologie di pesce. Io quest'anno ho avuto la fortuna di pescarci molto ai pesci serra e mi ha regalato dei risultati eccezionali. È anche ottimo per la leccia, anche se non ha delle dimensioni molto grandi, però avendo questa apertura importante riusciamo a smuovere tantissima acqua. È quello che serve per pescare le lecce, ma anche i pesci serra. Un'altra delle caratteristiche di questo popper è l'anima passante in acciaio. Questo è molto importante quando si pesca predatori di un certo livello. Si può agganciare una leccia di 20, anche 30 kg e se non abbiamo l'anima passante sicuramente non la portate in barca. Per il 2015 Heracles presenta il Revenge Reel, il mulinello a bobina rotante che si abbina perfettamente alle canne Black Weapon Revenge ed è dotato di 11 cuscinetti, corpo in alluminio, bobina altamente performante, manovella con pomelli ergonomici ed ha una fluidità e una potenza che vi garantiranno ottime prestazioni. Come potete vedere è dotato di un freno centrifugo, oltre ovviamente al freno meccanico, per offrirvi una precisione e una gittata di lancio che saranno la vostra arma segreta durante tutte le vostre uscite di pesca. Spingendo il pulsante che si trova sulla guancia destra è facilmente estraibile la bobina e si rimonta in un attimo. Permette lanci molto precisi e recuperi molto fluidi. Anche un'esca molto leggera, quasi impossibile da lanciare a casting, si può lanciare molto facilmente. Allora, nella linea Wirebait abbiamo inserito, visto il successo che hanno avuto nel mercato americano, l'Umbrella Rig, logicamente rivista per i mercati europei in quanto loro usano diametri di filo molto più grossi perché hanno la taglia del pesce molto più grande. Noi abbiamo adattato un po', diciamo, questa tecnica alle nostre esigenze. Abbiamo fatto tre modelli che vanno da 3 ottavi fino a 3 quarti, di peso totale dell'artificiale. Sono tre montaggi completamente diversi. Partiamo dal modello che si chiama proprio Spin, in quanto ha due palette tipo spinner bite, che girano normalmente, dove possiamo inserire tre shad. Consigliamo dei montaggi con due shad più piccoli, uno più grande, proprio per imitare del pesce foraggio che scappa inseguito da un predatore leggermente più grande. Poi abbiamo il modello praticamente senza palette, a 5 braccetti, che si chiama naked, vorrebbe dire nudo, senza palette, senza niente. E questo ci possiamo sbizzarrire con shad piccole, shad grandi. Avendo un filo del diametro molto fine, è tendente a emettere molte vibrazioni e a chiudere. Quindi pompa e sembra vivo, praticamente sembrano proprio dei piccoli shad che si aprono, che scappano da un predatore. Allora, il consiglio di montaggio è con
delle teste da un sedicesimo per i primi quattro braccetti, il centrale e i tre superiori, mentre per il braccetto più basso consigliamo una testa piombata più pesante, a vostra scelta, noi mettiamo un 3 sedicesimi o un quarto addirittura, di modo di che l'esca nuoti sempre perfettamente dritta, senza girare. L'ultimo della famiglia è il flash. Flash perché è un artificiale più impegnativo rispetto agli altri, perché è 3/4 di peso e ha 4 palette che girano sopra ogni shad. Quindi è un artificiale che dà tantissime vibrazioni, quindi eccezionale quando c'è molta attività e frenesia. Risulta per un predatore un branco molto grande di pesce, perché sia le palette che gli shad creano una situazione reale e quindi l'attacco è molto violento e divertente. Anche per questo consigliamo che il braccetto nella parte bassa dell'artificiale sia più pesante, con una testa piombata più pesante, di modo che l'assetto sia sempre diritto e perfetto. Oggi ci è venuto a trovare Emanuele Turato, che, per chi non lo sapesse, il nome Heracles è stato inventato da lui stesso. Nel lontano, quando era? 2008. Poi piano piano, come vi ho detto, Emanuele per problemi personali si è dovuto allontanare dall'azienda e io in quel momento avevo bisogno di una persona o più persone che mi seguissero, mi aiutassero a seguire il reparto spinning. Lo scettro fu passato a Franco Mancini nel 2010, stiamo parlando di soli 4 anni fa. Dopo nel 2012 venne ad aiutarci anche Riccardo Cortigiani. In quel periodo io li aiutavo nelle importazioni, nelle comunicazioni con i fornitori e piano piano vi posso dire, vi posso confermare che nell'ultimo anno, anno e mezzo, tutta la roba che vedete qua, Franco e Riccardo hanno completamente carta bianca. Franco, vi stavo spiegando qui alla telecamera che nell'ultimo anno, anno e mezzo, io, sia a te che a Riccardo, vi ho lasciato completamente soli. E vi stavo spiegando che tutto questo ben di Dio che si vede qua è stato progettato, comunicato con i fornitori, tutto con te e Riccardo. Il maestro è stato buono. Però. Maestro è stato buono, ma insomma anche gli alunni sono stati buoni, per l'amor di Dio. E con questo volevo dare un grazie a Franco e a Riccardo per la loro disponibilità, per il loro impegno, per la loro creatività, perché sono veramente bravi. Grazie.